Penso che dovrà diventare marrone sto cancello. Ancora si vedono macchie grigie scure che le vedo da sopra. Questo è un lavoro che ti deve rilassare. Dico, la pittura va contemplata, questi mi danno un sacco di fastidio con tutti questi rumori. La televisione, credo io, è più facile per un attore. Comunque non c'è niente da fare. Edoardo ha aperto una strada, Edoardo, il teatro napoletano ha aperto una strada che mo la percorrono, peccato sta televisione, sto cinema che distruggeranno tutto, ma non è detto. Però giustamente l'attore, figlio mio, non perde tempo in un teatro, si fa un mazzo così per 4 lire, anzi forse per non avere nemmeno i soldi per pagare la bolletta. Opta sempre per una soluzione più redditizia. Sotto no, la devo finire. Stamattina deve essere finita la mano dappertutto. Questo qua, quando poi la fatalità non si deve realizzare. Se voi eravate 2 metri più là, vi ammazzava tutti e due, perché questo mi pare che è 400 kg. Cioè, dipingere come Picasso non è una colpa. Se piace, è una copia. Ho capito, ma Picasso è uno solo. Sai, era nel settore mio Picasso. Andò al ristorante con gli amici e non so perché lo prendevano in giro, cioè lo prendevano in giro, sai come si scherza tra gli amici, no? Lui prese un tovagliolo e in 20 secondi, 10 secondi fece un disegno, fece praticamente un'opera d'arte, essendo lui Picasso. La signora al tavolo al fianco disse, dice, me lo vuole vendere? Dice, senz'altro signora, quanto è? $20,000. Dici, ma come? 20 secondi, $20,000. 10 secondi, insomma, mo non mi ricordo quale tempo gli ha rimproverato. E lui ha detto, no signora, sono 60 anni e 20 secondi che io ho impiegato per fare questa cosa.